Nel precedente episodio di Ark Survival Evolved mi si è rimpiantato sull'albero? Ma porca di quella... Ciccio, cazzo, si spererebbe che un animale sappia come funzionano gli alberi. Aspetta, che ti cavo anche questo a sto punto. Sembra deficiente, cioè ho beccato il triceratopo deficiente a quanto pare. Salve a tutti, io sono Drone Gamer e bentornati su Ark Survival Evolved. Mi scuso per l'attesa, ma è il primo video che registro da 10 giorni, a causa di un mal di gola immane che ancora non mi è passato. Prima di iniziare, un salutone al buon iscritto Fanta Orly. Nell'episodio di oggi ho deciso di fare un salto avanti di qualità, nuova casa, migliore equipaggiamento e testiamo anche il buon Triceratopoci. Buona visione! Ma buongiorno a tutti e ben ritrovati su Ark. Mi dovete scusare se non sono usciti i video, ma purtroppo ho passato la settimana con il più brutto mal di gola della vita e non ho potuto registrare. I video che sono usciti sul canale erano già stati registrati prima del suddetto mal di gola. Oggi sto un po' meno peggio, quindi ho detto approfittiamo per recuperare per i miei fedeli iscritti di Ark. Allora, dato che non potevo registrare, sono andato avanti tantissimo con la raccolta delle risorse, perché oggi voglio rifare intanto tutto in pietra. Non penso riuscirò a fare anche la parte esterna qua di recinzione, però quantomeno la casa voglio fare qualcosa di bello grande, grazie di che lei mi ha cagato durante la intro, molto gentile. Questa è Paracula, il nuovo parasauro che mi sono addomesticato perché m'annoiavo. Infatti ci ho messo anche la sella e olè, sono un sopravvissuto preistorico realizzato, già. Ho scoperto che fa un po' come il Triceratopoci, cioè ti raccoglie le risorse e le mette direttamente in inventario, ma non siamo a livello del Triceratopoci. Entro la fine dell'episodio, prometto, facciamo anche la sella per il suddetto dinosauro. Tutto questo è un episodio molto... Ulla, signorina, che saltino mi ha fatto! Questo è un episodio di transizione, perché nel prossimo episodio ho intenzione di andare a catturare lo pterodattilo e per fargli la sella devo essere almeno di livello 35. Io sono riuscito a tirarmi su fino a livello 28, quindi nel frattempo vedrò ancora di level appare. Io ho passato decine di ore a raccogliere pietra per rifare il tutto in pietra, per l'appunto, proprio perché il legno mi andava troppo stretto. E adesso vediamo un attimino di fare un'abitazione intanto molto ma molto più grande. Allora lascerò adesso quella parte lì perché ci sono gli armadi che se li distruggo sono bestemmie, quindi vediamo più o meno centrale, non necessariamente, di costruire la nostra nuova abitazione. Io ho già craftato tutto perché sono di livello superiore rispetto all'altra volta, ma ci è voluto tanto tempo a raccogliere tutte le risorse. Allora, cominciamo dalla base. No, perché lei mi segue? Ah, aspetta, che c'ho il dinosauro che c'ha bisogno di attenzioni. Datemi un secondo. Un attimo che lo parcheggio. Ecco, bravo, Ciccio, tu prestami qua. Non è che mi devi seguire ogni 3 secondi. Avanti, sei adulto ormai. Tornando a noi, dicevo, non sarà centrale, ma più o meno. Vediamo di fare qualcosa che non sia troppo un pugno nell'occhio. Allora, idealmente sarà una casa 5x5, sempre che ci stia, ovviamente. Non avete idea della fatica per craftare tutte queste cose di pietra? Si richiedono veramente una quantità di risorse che potremmo definire, grazie signorina, spaventosa. Il lato positivo è proprio il fatto che ti danno una quantità di esperienza considerevole. Quindi da sto punto di vista ci ho guadagnato parecchio. Idealmente, anzi, ripensavo, forse è meglio fare la casa decentrata per il semplice fatto che devo parcheggiare anche i dinosauri da qualche parte. Aspetta, 1, 2, 3, 4 e 5. Ah, ok. Cioè, rispetto a prima che era una 3x3, dovrebbe venire fuori qualcosa di molto più grande. Okay. Qualcuno mi sposta il parasauro, per favore. Però voglio fare tipo la casetta, quella che c'ha l'entrata un po' centrale, quindi la lascio così sfasata. Vediamo un po', magari faccio la cagata della vita, ma chissà, magari anch'io. Una volta tanto c'ho un po' di gusto estetico. Casomai più avanti nel gioco ovviamente ci espanderemo. Anzi, io ho intenzione, piano piano, adesso che diventerò dal prossimo episodio aereo, quindi potrò viaggiare molto più tranquillamente senza i pericoli della terra, di mettere tante casette in giro per l'isola, così che se muoio o altro posso avere dei punti di respawn più vicini. Ok. Gesù, mi sembra di stare a costruire una cattedrale, ma vabbè, non importa. Una cosa che non avevo prima, adesso ho anche le finestrelle, quindi un attimino in minor senso claustrofobico, quantomeno. Vediamo un po' come funzionano. E... Ok. È letteralmente un buco sulla roccia, ma vabbè.
Quantomeno dovrebbero far riuscire a entrare un attimino di luce, perché prima quella casa mi metteva veramente una tristezza e una claustrofobia incredibile. Chi mi segue su Subnautica sa che mi piacciono un po' le cose aperte, perché sennò, veramente. Se mi piace perché a utilizzarli ci metti 10 secondi, a costruirli ci metti 10.000 bestemmie invece, quindi potete capire, ogni volta che ne metto una percepisco ancora le bestemmie che ho dovuto fare per tirare per raccogliere tutti i materiali. Veramente Ark è un po' poco permissivo da questo punto di vista. Ok, pian pianino, diciamo, non sta venendo male. E dai, diamogli tempo e prenderà forma. Sapete che la casa la voglio un attimino altina. Cioè, se l'avessero fatte già di base un po' più altine ste benedette pareti, sarebbe stato meglio, perché ha un unico strato, ok, che bisogna risparmiare, è un survival. Però veramente mi mette la tristezza della vita. Però qui invece mi ci metti la finestrella. Non so, magari una puttanata. Me la mette sopra? Grazie. Non so. Vediamo un po'. No, una volta che ci ho messo la porta, forse può venire fuori una cosa carina, dai. Mettiamo anche due porticine interne perché divido il tutto. Peccato che su Ark, non l'ho capito io, non so farlo ancora, non si possono dividere le... Sì, girare le pareti. Un po' la cosa mi rompe parecchio. Ok. E abbiamo la nostra stanzina dedicata con tanto di finestra che dà sul culo del triceratopo. Cosa volete di più? Una vista magnifica. Io spero proprio che niente mi attacchi adesso. Vabbè che c'ho le guardie del corpo perché sono anche senza il letto. E con questa è l'ultima, credo. Mancano le porte. Però c'è sta torcia, fa una luce della madonna, ma lascia stare. Vediamo un po'. Ok, c'ha un po' l'aspetto da pseudo cattedrale, tristissima, di quelle proprio da paesello, che ha chiesetta. Però dai, non è così malefica, non è così malefica. Qua ho abbastanza spazio per i dinosauri. Ho volutamente lasciato molto più spazio dietro, perché devo metterci anche lo spazio per i campi e via dicendo. Adesso non ho ancora chiarissimo come svilupperò il tutto. Pian pianino ci arriveremo. Devo anche fare una rampina perché qua c'ho tipo il saltino della vita. Cioè, se sei sonnambulo di notte, tu tunf muori direttamente. Ok, e intanto che albeggia mi sono ricordato che non ho mai sbloccato le rampe in legno. Quindi per adesso dovrò ricordarmi di non uscire da quella porta, o quantomeno che c'è un leggerissimo scalino. Ok, adesso è mattina. Direi che comunque per adesso sono abbastanza soddisfatto del risultato nella sua interezza. Ho un sacco di spazio che posso decidere come gestirmi. Mi sento più altolocato all'interno di Ark. C'ho anche le guardie del corpo. Cioè, ragazzi, cioè, veramente sono il padrone dell'isola. A parte quei quattro dinosauri un po' incazzosi. Piccolo particolare. Prima di andare avanti voglio craftare un po' di cosine, perché level upando ho sbloccato cosine interessanti come la... Ok, forse dovrebbe essere fonderia, non me lo ricordo. Ho un momento in cui il muco ha invaso quel che resta di quattro neuroni, e quindi non mi ricordo di come si traducono certe cose. Ma l'importante è che io possa costruirla, sperando di avere risorse, forse anche no, non me lo ricordo. Ho poco metallo. Non so quanta roba servirà, perché ho sbloccato... Ah, non si vede. Anche gli oggetti in metallo. Non mi dispiacerebbe avere un po' di piccozze e robe varie. Sono stato anche fortunato perché qua c'è una grande quantità di... Grazie, ho fatto la cacca mentre parlavo, ma vabbè. Grande quantità di rocce, anche andando da quelle parti lì, e quei dinosauri. È stato molto più semplice riuscire a far tutto. Ciccio, hai un po' della mia roba? Ed eccola qua. Paradossalmente questo po' di roccia pesa solo 4 kg. E viva la logica, Ark, viva la logica. Me la mette lì in angolino, vediamo. Oh, perfetto. E con questa dovrei poter mi si è fermato il gioco, un momento di panico. Dovrei poter sciogliere il metallo che mi sono dimenticato. Ok, ovviamente non riuscirò a craftare i vari oggetti, perché i lingotti mi serviranno per costruire il banco da lavoro. In teoria basta fare così e accendiamo il fuoco e succedono cose? Spero io, non l'ho mai usata in tutta sincerità. E speriamo di poter ottenere oggetti di alta qualità. Tanto che il nostro metallo si scioglie, vado a recuperare un po' di sassi perché è solamente la cosa che ho fatto per 15 ore di gioco, ormai diventa naturale. E... lingotto di metallo. Perfetto. Ogni due cose di metallo mi dai un lingotto. Questo avrei preferito saperlo prima, sai, gioco? E porco cane, devo andare a picconare per altre 6 ore, sperando di trovare metallo.
approfitto per recuperare anche un po' di pelliccia, perché mi servirà dopo. Sì, dopo ti cavalco, dammi un secondo. E mentre bevo nella vita vera, troviamo l'ultimo pezzo di metallo che mi serve. Ah, la mia povera gola. Ok, torniamo indietro e vediamo di sciogliere anche questo per fare il banco da lavoro. In teoria, quando avrò la piccozza in metallo, disse lui mentre gli si rompeva quella in pietra perché è fatta a schifo, spero che dovrei raccogliere risorse tipo il metallo in maniera più semplice, perché santo cielo. Oh, ok, ora possiamo fare anche il banco da lavoro. Un attimo che deposito la carne nel dinosauro, come ogni persona normale farebbe, perché si sa che il dinosauro ti mantiene la carne a lungo. Cioè il frigorifero ambulante, praticamente. Ok, vediamolo all'opera. Te, uso oggetto. Carino. Dove lo metto però? Qua così. Vediamo un po'. Molto più bella delle altre, decisamente. Allora, non questa roccia che è praticamente confinante con casa mia. La prima che trovo la sfondo tutta. Che detto con una roccia va bene, con le donne evitiamo, mi raccomando, eh. Ah sì, ok, mi dà più metallo. Ok, ok, per fortuna, perché temevo di aver detto la cazzata della vita. Perfetto. Ok, questo lo faremo l'angolo cottura praticamente. Ok. Sto cercando di creare una struttura che sia il più organizzato possibile. Ai fini videoludici non cambierà niente, è vero. Però quantomeno mi dà più un senso di casetta fatta bene. Adesso pian piano rimetteremo gli armadi, qua la zona lavoro e via dicendo. Gesù, questo gioco ha veramente un sacco da offrire. Quantomeno un sacco di tempo che richiede per le risorse e altro. Mamma mia, che brutto tempo. Ok, diciamo che buona parte è fatta. Adesso vorrei andare un attimino a recintare il tutto, visto che potrei essere attaccato da creature soprannaturali e preistoriche all'improvviso. Si sa mai, queste Ark, mi aspetto un po' di tutto. Vediamo dove ho parcheggiato tutta la roba. Allora, non l'ho mai usata la porta. Vediamo quanto cavolo è grande. E ah, Gesù, è molto grande. Ok. Vabbè, gioco placati. Qua diciamo. E ok. Gesù, ah, le mie povere corna. È abnorme. Okay, che cosa ci deve passare? Il brontosauro qua dentro. Buono, e abbiamo la nostra porticina. Vediamo, dovrei anche aver preso le porte da metterci. Perfetto. Ok, le porte sono in legno, ma vabbè, meno che non arrivino a sfondarmi di tutto all'improvviso. E se faccio così si aprono? Oh. Però. Ok. Ora, davanti a casa, cercherei di fare un'entrata normale. Vediamo se metterla proprio davanti. 100 euro che me la mette storta. E me l'ha messa storta. Spero che potremo girare i muri prima o poi, perché sta cosa mi dà abbastanza fastidio. Ora vediamo di chiudere il tutto. Perdoni, se mi cava la zampa vorrei... Grazie, cioè giusto. Mi testo avere il triceratopo che rompe la minchia mentre lavoro. Ah, ma sono venuti tutti storti? Vabbè, chi se ne frega, chi se... Non è che se tipo mi metto di qua in realtà vengono dritti? Manco per cacchio. Ok, ovviamente non avrò abbastanza mura per chiudere tutto. Se lei mi fa passare... lei deve rompere la minchia, ma dimmi te se devo fare il giro lungo perché ho parcheggiato male il dinosauro. Devo dire che in mura, sì, in pietra è molto, ma molto più carina di legno. Cioè, legno mi sembrava veramente tristezza. In pietra, invece, non mi dispiace affatto. Qua ci metterò un'altra porticina in modo tale da passare tranquillamente. L'importante è che abbiamo... Scusa, ti posso spostare? Mi hai rotto un po' le balle. Sti dinosauri. Capito, si sono estinti, erano cretini, santo Dio. Cosa importante... Cioè, no, scusate, ma c'ho la finestra sul culo del triceratopo. Che fortuna che la visuale della mia camera, proprio una cosa incredibile. Vabbè, vediamo di anche mettere mezzo lettino. Me lo metta qua, così. Che sennò rispawno a merda da qualche parte. Spero che i letti li facciano anche meglio, perché ho fatto tutta la casa in pietra figa e c'ho il letto della tristezza, ma vabbè. E come ultima cosa non mi resta che testare il triceratopo, quindi andiamo a costruire quella benedetta sella che non vedo l'ora. Ok, dovrei avere tutto. Sì, sella per il triceratopo. Oh, questo sarà molto molto pratico per la raccolta delle risorse, veramente. Il triceratopo è qualcosa di incredibile, adesso lo andiamo subito a testare. Triceratopo, si faccia cavalcare, non opponga resistenza. Sella. Ok. Perfetto. Testiamola subito. C'ha un po' di merda in parte, ma io non giudico.
Minchia, telecamera più lontana della vita. Ah, da quando si può cavalcare? Sì, cavalcare. Vabbè, diciamo cavalcare, almeno un termine più corretto. In prima persona. Oh, che figata, non lo sapevo. Sì, ma sto andando in corsa, è lentissimo. Però in prima persona è molto più figo. Wow. Ok, dovrò averlo aggiunto recentemente o proprio me lo sono perso? Vabbè. Allora, torniamo in terza persona, che è veramente distante. Il vantaggio del triceratopo... che fatica, è lento veramente. E che puoi fare così e notare la quantità di risorse che ti raccoglie in un secondo. Cioè, una cosa fantastica, l'animale più utile della vita. Quindi questo mi semplificherà molto. Aspetta, è anche... però si stanca subito, mamma mia. Ci chiede anche un po' cicciotto. E in pochi secondi notare la quantità di risorse che mi ha raccolto. Non è che mi ha costruito anche le paretine, quelle c'erano da prima. Però, lascia stare, non è niente male. Oh, ok, la definirei una giornata molto produttiva. Certo che il triceratopo bisogna buttargli su un po' la stamina, che mi dura veramente poco in performance. Ah, parcheggiamolo qui. E diciamo che anche per oggi è fatta. La casa è sufficientemente a posto, siamo praticamente pronti con tutto. Abbiamo la fonderia, il banco da lavoro, il letto ce l'abbiamo, qua possiamo cucinare. Il cooking pot, devo ancora capire come funziona, dicono che servono le ricette. Se tutto va bene, nel prossimo episodio passeremo direttamente allo pterodattilo. Se, mentre raggiungo il livello 35, ho voglia magari di catturare qualcosa tipo un velociraptor, magari ci facciamo un episodio. Ma per oggi è tutto. Ciao ciao! Ok, ora ho la casa un po' spoglia, ma quantomeno è più carina. Ci sono diversi dinosauri pronti all'uso parcheggiati fuori e possiamo anche avere attrezzature in metallo. Finalmente! Avrei voglia però di un velociraptor, così mi sposto a terra più velocemente. Se riesco, vi ripubblico un altro episodio in settimana per farmi perdonare l'attesa. Come sempre, vi ringrazio per aver visto questo episodio e spero che vi sia piaciuto e che vi siate divertiti. Se possibile, mettete un mi piace e condividete il video su Facebook per aiutare il canale a crescere. Se siete nuovi, iscrivetevi per non perdervi la prossima puntata. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!